dietro al furgone, Carter. Ok, ricevuto. Buongiorno, vi aspettavamo. Mi dispiace molto, ma ho paura che abbiate fatto un viaggio a vuoto. La signora Burgess è deceduta stamattina. Ok, capisco. Ti faccio le mie più sentite condoglianze, Burgess. Ora temo di doverti riportare in prigione. Vorrei vederla, se non vi dispiace. A che scopo? Ormai è morta. Io vorrei vedere mia madre. Possono entrare solo i soci. Io sono socio. Ora siamo chiusi. Vatti a fare un giro. Tieni. Alla tua. Hai l'aria di uno che vuole prendersi una sbronza. Cosa ti va di bere, tesoro? Beh, non lo so. Hai qualcosa che sia decente? È un club privato, non siamo a Ritz, dolcezza. Ho quello che vedi. Allora dammi qualcosa con un po' di schiuma sopra. Sì. Ti posso accontentare. Sto dietro al bancone da quando portavi i calzoni corti. No. Non ti ho mai visto prima. Non esco molto spesso. Scommetto che sai come si anima una festa. Direi di sì. Me la cavo piuttosto bene. Tieni il resto. Goditela. Sono tutti spaventati, tutti quanti. Perfino Hyde si è spostato al piano di sopra. Lincoln non vuole nessuno per strada finché non sarà tutto chiarito. C'è il coprifuoco perché Rook non si è difeso da un bastardo con un pugnale. Era una fottutissima ascia. E no, c'è il coprifuoco perché uno, Stokes è scomparso, e due, quella carogna ha ucciso Rook. Ci dispiace tanto per lui, ma gli affari vanno avanti. So che Rook sarebbe d'accordo con me. Ok, era un sadico, una vera carogna. Ma prima di tutto era un professionista. Hai sentito che cosa gli è capitato? La storia della mano l'hai saputa, vero? Quale? Una storia pazzesca. Ehi, Tion, racconta a Verne che è successo a te e a Rook. Che cosa vuole sapere? Raccontagli cosa è successo. Allora, io e Rook ce ne stavamo al nostro angolo. Eravamo lì per spacciare, il classico martedì sera.
All'improvviso, notiamo questo tizio. Se ne stava dall'altra parte della strada e non faceva che fissarci. Già. Così Rook si è voltato e è andato a dirgli due paroline. Io in quel momento ero occupato, stavo trattando con un cliente. Un attimo dopo, vedo Rook inginocchiato a terra, che si tiene il braccio. Soltanto allora ho capito che quel tizio gli aveva staccato una mano di netto. Naturalmente gli sono andato incontro, volevo spaccargli la faccia, ma a quel punto se l'era già squagliata. Così l'ho inseguito, ma era troppo veloce, correva come se avesse il diavolo attaccato al culo. Mi sono reso conto di aver lasciato Rook in mezzo alla strada, ma quando sono tornato, lui era già crepato. C'era sangue dappertutto, la mano non l'ho più trovata, sparita, volatilizzata. Che c'è da ridere, amico? Niente, non farci caso, non badare a me. Conoscete quel bastardo? Tu devi proprio essere un vero duro. Sì, per correre dietro a quel tizio da solo. Sai una cosa? Tu per me non sei affatto un duro. No, e perché? Come è fatto un vero duro? Come minimo dovrebbe somigliarmi. Un tipo maturo di aspetto piacevole. Ehi, Bez, da dove cazzo è uscito questo? E io che ne so, non lo conosco. L'ha fatto entrare Cliff, credevo fosse della banda. Sono un vecchio amico di Lincoln. Davvero? Sì, esatto, amico. Come cazzo hai fatto a ridurti la faccia in quel modo? Stavi giocando con il tuo dildo? Sì, quello che mi ha prestato tuo padre. Devo dire che ha una gran faccia da culo. Non quanto la tua. A giudicare da tutte le stronzate che stavi blaterando. Attento, ti sta prendendo per il culo. Che cazzo vuoi? C'eri tu e allora chiudi quella bocca. Datevi una calmata. Non costringetemi a buttarvi fuori. E tu, smettila di prenderla in giro. Puoi andartene a fare in culo. Va bene, ho capito, mi dispiace. Ragazzi, scusatemi, volevo solo farmi due risate. Sono un mattacchione, finisco la mia birra e tolgo il disturbo. Ecco, bravo, hai capito. Testa di cazzo. Piantala. Porca puttana, che c'è? Chi è quella specie di mostro di Frankenstein? Non lo so, non l'ho mai visto in vita mia. Di certo non l'avrei dimenticato. Ci puoi giurare, quella brutta faccia non te la scordi. Hai fatto la figura dell'idiota. Mi dici qual è il tuo problema, amico? No, ha ragione. Se Lincoln lo ha fatto entrare, faremo meglio a restarcene tranquilli. Va avanti. A fare cosa? Allora, la tua storia la vuoi finire o no? Ah, sì, certo. Sì, allora, me ne stavo lì in piedi, con quell'enorme borsone di roba. E c'era Rook steso per terra morto. Poi ho sentito avvicinarsi le sirene della polizia e me la sono data a galla. Stronzate! Te l'eri già affilata prima che arrivasse la polizia. Ma che cazzo! Te la sei fatta sotto come un vigliacco. Vuoi un altro ricamino sulla tua faccia di merda? Adesso sì che ci siamo, ti sei deciso a tirare fuori le palle. Che ne dici di raccontare ai tuoi amici com'è andata veramente? Tune, di che diavolo parla? Diglielo, Tune. Diglielo di cosa sto parlando. Non lo so, sarà strafatto. Questo tizio è tutto schizzato. Volete sentire la versione schizzata di questa storia? Moriamo dalla voglia. Allora statemi a sentire. Giusto il tempo di finire la mia birra. C'era un tizio che vi fissava. Questa parte della storia è vera. Ehi, Rook, guarda quel tizio. Ci sta osservando da almeno 10 minuti. Ehi, amico, posso fare qualcosa per te? Che c'è? Sei sordo? Parlo con te, amico. Che cavolo vuoi? Eccomi. Sono in ritardo, scusa. L'importante è che hai portato i soldi. È già una fortuna che mi paghi. E ora sparisci, vattene. Porca puttana! No, sono cazzate. Io non rinuncio mai a combattere. Allora quella volta hai fatto... Ora basta, falla finita, stronzo! L'hai ucciso tu, vero? Sì, esatto, amico. L'ho ucciso io, come la mettiamo? È chiaro che sei venuto qui per una ragione. Ehi, faresti meglio ad andartene. Mi rimane mezza pinta, tesoro. Beh, mio il pub e mie le pinte. Fuori da qui! Fatti sotto, pezzo di merda! Adesso state tutti indietro! Anche voi! Da quella parte! Muovetevi! Il prossimo che si avvicina all'ammazzo, lo giuro quanto è vero Dio! Allontanatevi dalla porta! Indietro, forza! Ora ditemi dov'è. Allora dove sei nascosto? Chi? Lincoln! Che c'è? Perché tutto questo casino, branco di idioti? Vieni avanti! Faccia al muro! Lì, con gli altri. Ci
C'è qualcun altro di sopra? Lo so che è strano, eppure tu mi ricordi qualcuno. Ah, davvero? Ma non puoi essere lui, perché starà dentro per un po', ha fatto parecchi casini. Mi prenda un colpo. Così il fratellino buono è tornato. Da dove spunti fuori? Dal penitenziario Belmarsh, come se non lo sapessi. Che cazzo è questo pagliaccio? Calma, signorine. Avete di fronte a voi Cain Burgess, il fratellino di Lincoln, in parole semplici. Stai scherzando? Questo pazzo svitato! Ha lavorato per noi qualche anno fa, poi si è fatto beccare e gli hanno dato 5 anni di galera. Che sono diventati 7. È lì che ti hanno decorato la faccia. Cavolo, pare che le abbiano dato fuoco e usato una pala per spegnerla. Ma in fondo non deve essere stato male. Ti sarai divertito con quei maschioni. Va bene. Sembra che oggi chiuderemo prima, Bess. Fammi un favore, dolcezza. Preparami un'altra delle tue pinte spillata come si deve. Per favore. Così va meglio, non costa niente essere gentili. Carogna che non sei altro. Modera il linguaggio, Beryl. Beryl? Ehi, che cosa credi? Che sia nata negli anni 20? Mi chiamo Beth. Bada per Beth. Credevo fosse il diminutivo di Beryl. No, nessun diminutivo. Mi chiamavano Strawberry, che poi si è trasformato in Barry e alla fine in Beth. Vado fiera del mio nome, tesoro. Ci scommetto. No! State indietro! State indietro! Vi avevo avvertito! Non avvicinatevi! No! Ah, che cazzo! Te l'avevo detto! Gli ho spappolato la gamba! I cellulari, presto! Metteteli qui dentro! Fate come vi dico se non volete fare la sua fine! Sbrigatevi! Avanti! Così non riesco neanche a pensare! Sta zitto! Come puoi pretendere che non si lamenti? Gli hai spappolato una gamba! Adesso si ragiona. Zitti e quieti. Hyde. Lo stronzo ha detto che ha ucciso Luke. Davvero? Tune, hai detto di essergli corso dietro. Lo riconosci? No, racconta solo cazzate. Tu hai qualcosa da dire, Cain? Secondo te racconto cazzate? Sì. Sicuro? Quindi ti sta inventando tutto, a quanto pare. Il tuo amico Luke aveva un pezzo degli scacchi tatuato sulla mano, giusto? Avanti, aprilo. Vaffanculo. Ti ho detto di aprirlo. Lo faccio io. No, no, deve essere lui a farlo. Coraggio, aprilo, gnomo del cazzo. Fallo, fallo. Ok. Bravo, così. Cristo santo, è orribile! Sei un cazzo di psicopatico! Oddio, che hai fatto? Abbiamo chiarito il fatto che non dico cazzate, mi sembra. Che cosa hai fatto? Per prima cosa diamoci una calmata. Avanti, ragazzi, mettetevi seduti. Andiamo, ho detto di sedervi! Non provocatemi, io giuro che vi faccio schizzare la testa dal collo. Così va meglio. Beth, un giro per tutti. Sul conto del nostro amico Hyde. Lui non ha un conto. Dolcezza, se non l'avessi notato, ho un dannato fucile in mano e ho il grilletto facile. Non è per offenderti, tesoro, ma non è la prima volta che mi puntano un'arma contro. Sii ragionevole, Beth. Ora prepara a tutti un bel drink, per favore. Giusto, Beth. Che ne dici di un po' di quella tequila speciale? Avrai quello che ti verrà dato, chiaro? Sì, certo, d'accordo. Sì, anch'io gradirei una tequila. E così la prigione ti ha trasformato in un assassino a sangue freddo? No, non è stata la prigione. Solo tu e mio fratello. Sai a cosa mi riferisco? Rimettetevi seduti, banda di strozzi! Sarà un vero piacere fracassare la tua grossa testa di merda.
Ma sai una cosa? Posso aspettare. Ormai ci sono abituato. Tira fuori il cellulare. Devi dirgli di venire qui, che è per la faccenda di Rook, e poi riaggancia. Pronto? Ciao, sono io. Devi venire subito qui al giochi. Abbiamo delle novità. A proposito di Rook. Bravo, ragazzo. Hyde, siete stati tu e i ragazzi a sfregiare questo stronzo. Mi dispiace, amico. Ma non è andata così, purtroppo. Vuoi che ti racconti come ho fatto a ridurmi così? Ah, sì. Illuminaci. Tu e mio fratello. È come se aveste inciso voi queste cicatrici sulla mia carne. Si può sapere che fine hai fatto, Kane? Non ti vedo da un secolo. Ho pensato di sparire dalla circolazione per un po'. Devo parlare con mio fratello, ho un buon affare da proporgli. L'hai sentito? Come va? Dovresti dire qualcosa, ragazzo. Ha idee strane. Non sa cosa significhi la disonestà e non rispetta i patti. Idee strane? No, ha fatto un gran casino. Avresti dovuto solo perdere il combattimento. Ci ho rimesso un bel po'. Scusa, temo di non aver sentito quello che hai appena detto. Puoi ripeterlo, per favore? Hai sentito? Ehi, manteniamo la calma. A te quella scommessa è costata solo 5.000. Io ne ho perse 15.000. Allora cosa vuoi da me? Solo scambiare due parole qui fuori. Sei impazzito? Sono nel mezzo di una partita. Se vuoi parlarmi, ti ascolto. D'accordo. Sono qui perché voglio proporti un affare. Credo sia un'occasione. Ne ho parlato con la mamma, pensa che potrebbe funzionare. Mamma? Sì. Sai che voglio bene alla mamma. Tengo a lei più della mia stessa vita. Ma non capisco come la mamma possa avere a che fare con le dannate faccende che gestisco. Ti ricordi di Sully, della palestra, il vecchio Sully? Ha deciso di venderla. Gli ho fatto un'offerta e sembra che voglia accettare. È un affare, sul serio, fidati. Mi serve solo il capitale iniziale. Qui entri in gioco tu. Ho pronto il business plan e tutto il resto. Cos'è, uno scherzo? Dici sul serio? Kane, ho seguito poche semplici regole in vita mia. E si sono rivelate giuste nel corso degli anni. Una è che non si devono mai prestare soldi alla famiglia. Ma ne vale la pena, è un bel progetto. Mi piacerebbe parlarne e spiegarti meglio. No. Perché non lo finanzierò mai. Vedi, fratellino, prestare soldi è il mio lavoro. Lo so. E se non potessi restituirli? Se il tuo business plan si rivelasse un fallimento? A quel punto saremmo costretti a farti male sul serio. Ma che dici, fratello? Le palestre aprono e chiudono. Cosa avrebbe la tua di dannatamente speciale? Di certo non la tua brillante carriera. Cosa mi vieni a raccontare? Hai fatto un casino. Hai fatto un grandissimo casino. Ognuno dei tuoi fan qui presenti ha buttato via dei soldi veri. Lo so. Avevano fiducia in te. Sì. E hai il coraggio di venire a chiedermi di finanziare il tuo progetto sconclusionato. Perché mi parli così? Con quel tono del cavolo. Non sei mio padre, sei mio fratello. Lo so, ma sei venuto da me a chiedere dei soldi. Cosa ti aspettavi? Vaffanculo. Kane. Coraggio, siediti. Ti scaldi facilmente, hai davvero un carattere di merda. Capisco cosa vorresti fare, trovarti un lavoro pulito e non sporcarti le mani. È una cosa giusta, bravo. Sono veramente orgoglioso di te. Ma se vuoi che infranga tutte le mie regole e accetti di prestarti dei soldi, dovrei fare qualcosa in cambio per me. Ti ringrazio, ma vorrei evitare certe faccende. Non farò niente di illegale. Se ti servono davvero quei soldi, queste sono le mie condizioni. Sta solo a te decidere. Di che si tratta, sentiamo? Va a trovare Hyde. Lui ti dirà quello che devi sapere. Non preoccuparti. È un lavoretto facile. Non avrai nessun problema. Il tuo scherzetto mi è costato 7 testoni. Volevo che sembrasse realistico. E allora l'hai steso all'inizio del match. Lo sai cosa fanno in Messico quando uno si comporta così? Lo appendono sotto a un ponte, gli tagliano il cazzo e glielo ficcano in bocca. Mi sembra un po' esagerato. Sì, sono dei selvaggi, ma il punto è un altro. È un bel casino e non parlo solo di soldi. Noi siamo amici. Sì, lo so. Sai, tuo fratello mi ha detto di darti un'altra possibilità, ma...
Io non ne sono affatto convinto. Ok, ho fatto un errore, lo ammetto. Non succederà più. Perché adesso è mio fratello a garantire per me. Rook dice che sei una cazzo di mina vagante. Ah beh, se lo dice Rook, alzo i tacchi e me ne vado. Ti siediti, principino, non fare i capricci. Non ho detto che non ti prenderemo. E adesso, se permetti, vorrei illustrarti la tua posizione riguardo ai termini dell'impiego. Hai mai visto una di queste? Una semplice busta. Ne ho viste diverse. Tu sì che sei un uomo di mondo. Oggi pomeriggio alle 3, Mabel Liddell verrà di persona in questo ufficio a ritirarla e portarla via. Tu dovrai seguirla fino a casa, a London Fields, è lì che abita. Dovrai strapparle via la busta dalle mani e a quel punto riporterai la busta qui. Semplice. Che c'è nella busta? Almeno un chilo e mezzo di qualcosa che non ti riguarda. Se dovesse darti delle noie, la colpisci e la stendi, ne sarai capace, immagino. Direi di sì. E ora, Mister Simpatia, togliti quel sorriso idiota dalla faccia. Sincronizza l'orologio e vattene da un'altra parte, fuori dal mio ufficio. E chiudi la porta quando esci. Tutto questo è molto interessante, ma ora cerca di arrivare al punto. Lo sto facendo. Per colpa tua e di mio fratello sono andato a finire in prigione. Il penitenziario di Belmarsh, o come lo chiamo io, il terribile e puzzolente buco di culo di Belmarsh. Una prigione dimenticata da Dio, la più squallida e violenta dell'Inghilterra. Eh sì, è proprio lì che mi ha spedito quel giudice. Non avevo precedenti penali, né quel tipo di mentalità. Non riuscivo neanche a barare a un incontro di boxe e quelli mi hanno scaraventato in mezzo ad assassini, stupratori e criminali seriali. È ovvio che chiamino quel posto il tritacarne. Ciao. Chiedi permesso, stronzo. Permesso, stronzo. La mascella è in via di guarigione. Perché non ti sei fatto impiantare dei denti normali? Gliel'ho chiesto. Gliel'hai chiesto gentilmente? Se proprio non ti piacciono, potrei cambiarli quando uscirei di galera. È un intervento semplice. Sai, in fondo, non mi dispiacciono. Questi mi fanno sembrare un duro. Ciao, mamma. Ciao, Kane. Avanti, siediti. Cosa ti è successo? Cosa hai fatto ai denti?
No, niente. Sono finito in mezzo a una rissa. Ecco, vedi? Sei sempre il solito. Non dipende da me, mamma. Sono in prigione. Che cosa ti aspettavi? Vuoi sapere cosa mi aspettavo? Speravo che avresti imparato qualcosa qui dentro. Magari rimediando un po' di calci nel sedere. Ne ho presi parecchi di calci e ne prenderò altri. Sei orgoglioso? No, non lo sono affatto. Sono solo preoccupata per te, figliolo. Io non so davvero che cosa dire o cosa fare. Lo capisco. Sai, ho parlato con un altro avvocato. Davvero? Ma non posso permettermi di pagarlo. Lo stesso vale per te. Lincoln cosa ne pensa? Sai com'è fatto? Lui non parla mai con me di queste cose. È tutto preso dai suoi affari. Lui non ti ha detto niente di me. Dice che è colpa tua se ti trovi nei guai. Porca puttana! Non usare quel linguaggio, sai che non lo sopporto. Ti ho cresciuto per essere migliore di quelli che sono qui dentro. Non devi abbassarti a quel livello. No, mi dispiace, mamma. Lincoln ha il suo lavoro. Al di là di quello che pensi, non si trova in galera. E non è di certo tuo fratello a tenermi sveglia la notte. Lincoln deve venire qui, ho bisogno di parlarci. Devi convincerlo a venire qui, a parlare con me. Glielo dirò al più presto. Non toccatevi. Scusami, mamma. Lincoln non si fece mai vedere, non sprecò neanche mezza parola. Ero solo. Ormai era chiaro che avrei dovuto imparare a difendermi. I fatti, il consiglio è giunto alla conclusione che lei è il responsabile dell'incidente avvenuto il 28 giugno, pertanto la giudica colpevole delle accuse a suo carico. Lei cosa avrebbe fatto al mio posto? Mi hanno aggredito in due con un coltello, è legittima difesa, cosa avrei dovuto fare? Farmi ammazzare? Ordine. C'è della gente in questa prigione che mi vuole morto, devo essere trasferito oggi stesso. E in base agli ultimi fatti la sua condanna è prorogata di un anno. La pregherei di usare questo tempo per riconsiderare le azioni che ha commesso. Considererò il fatto che sei un maledetto bastardo! Secondo te non avrei dovuto neanche difendermi! Sei soltanto uno stupido stronzo! Portatelo non via. Sai cosa vuol dire stare dentro, te ne stai seduto lì! A sentenziare in giacca e cravatta e non sai un cazzo di niente! Nulla avrebbe potuto prepararmi alla merda che avrei ingoiato in quel buco maledetto. E presi la mia decisione. Non avevo scelta se volevo uscire da quel posto tutto intero. Ce l'hai con me, amico? Ce l'hai con me? Boh! Avrei dovuto continuare a lottare per sopravvivere. Vuoi prenderle? Boom! Ecco di cosa parlo, amico. Torna qui, non ho finito con te! Avrei dovuto trasformarmi in qualcuno che non riconoscevo quasi più. Vi spacco la testa, bastardi! Boom, 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 boom! Boh! Fatemi sotto! E poi, con il passare delle settimane e dei mesi, lentamente ma inesorabilmente, mi sono trasformato in quello che avete davanti. Un chiodo arrugginito nell'acciaio. Si può rafforzare il corpo solo fino a un certo punto, ma è la mente che ti rende impermeabile alla sconfitta. Proprio come i calli sulle nocche delle mani, anche la mente può essere resa insensibile, sopportando il dolore fisico. Così ho imparato a sopportarlo. Ma cosa ancora più importante, ho imparato a non sentirlo. Come on.
cosa che non capivo era perché. Perché tutti in quel posto volevano farmi fuori? Per me non aveva senso, non riuscivo a spiegarmelo. E poi un giorno... finalmente ho capito. Chi altro vuole farsi sotto? Non c'è più nessuno! Come ti senti? Ehi, come va? Devi buttare fuori il sangue dal naso e dalla bocca. Sei solo un po' ammaccato, amico. Tranquillo, le guardie saranno qui a momenti. Niente di personale, credimi. Niente di personale? No, niente. Allora perché lo fai? Che senso ha? Cosa ci hai guadagnato a farti spaccare la faccia? Spero che ne valesse la pena. Sì che ne valeva la pena. 20 testoni. Di cosa parli? Che cavolo vuol dire? Rispondi, chi avrebbe dovuto darti 20 testoni? Quang scherzava, secondo te? Doveva sganciarli tuo fratello. Sì, può sapere di che diavolo parli. Mio fratello. Ti giuro che è la verità. L'ho fatto solo per i soldi. C'è mio fratello dietro. Ma è stato mio fratello a farmi questo! Mio fratello! Quel maledetto di mio fratello! Dimmi perché l'ha fatto, Aita. Mi dispiace, principino, ma non ho idea di cosa parli. Non provare a negarlo, grandissimo pezzo di merda! Voi due avete messo una taglia sulla mia testa. Non è così! Potrei anche capirlo. Da una piccola carogna, lurida e viscida come te, ma da mio fratello non me lo sarei mai aspettato. Hanno continuato a venire per me, uno dopo l'altro. Qualche volta più di uno, ma non me ne fregava più niente. Gli dicevo, fatevi sotto, portate tutta la comitiva, venite tutti a farvi un giro, amici miei. Più picchiavo, più la mia mente diventava forte e sopravvivere era diventata la mia unica ragione di vita. Bastardi, siete qui per me! Allora fatevi sotto, andiamo! Ammetto che non sapevate che in prigione è possibile fabbricarsi da soli del napalm. Ma invece si può. E cazzo se brucia. Quindi la riconosciamo colpevole. La sua condanna sarà prorogata di altri 2 anni. E per cominciare, 5 settimane di isolamento a partire da adesso. Vaffanculo. Ora tocca a te!
detenuto è morto. E lei aveva il suo sangue sulla divisa. Dobbiamo aggiungere un altro anno alla sua condanna per aver partecipato alla rissa e 6 mesi di isolamento. È bello vederti, mamma. Cos'è successo? Sono passati 3 anni. Io ero venuta a trovarti. Mi dicevano che eri in isolamento. Non solo una volta. Sì. Comunque sia, tuo fratello pensa che sbagli a fare così. Sei stressato, ha ragione lui. Ma per favore, guardati. Non riesco più a riconoscerti, figlio mio. C'è una cosa che devi sapere di Lincoln, mamma. Per te non sarà facile da accettare. Scusami, ma devo dirti una cosa riguardo alla mia salute. Non riesco a trovare le parole, ma devo dirtelo. Ho il cancro. L'ho saputo qualche mese fa, ma non volevo farvi preoccupare. Inizio la chemio martedì prossimo. Il trattamento sarà debilitante, perciò non credo di poter tornare molto presto. Mi dispiace, mamma. Ma tu cerca di stare tranquillo. Tuo fratello si occupa di me tutti i giorni. Sia benedetto, non so cosa farei senza di lui. Andrà tutto bene. Cosa volevi dirmi a proposito di Lincoln? Non ha importanza, mamma, non è niente. Su, avanti. No, niente, solo... Su, dimmelo, coraggio. Sono davvero felice che si occupi di te. È un peso che mi toglie dalle spalle. Siamo dei veri combattenti in questa famiglia. Abbi cura di te, Kane. Siamo dei combattenti, sì. Coraggio, il tempo è scaduto. Forza, dobbiamo andare. Muoviti! Non sapevo cosa fosse il pancreas fino a quando mia madre non si è ammalata di cancro. Non lo so ancora, in verità. Era una combattente, mia madre. Ha lottato contro quel cancro più a lungo di chiunque altro. Ho ottenuto un permesso di 5 ore per andare a trovarla. Con me c'era un'intera squadra di 6 uomini, un furgone blindato e 2 auto a seguito. È morta prima che arrivassi. Questo non lo sapevo. Sapevo che era malata. Mi dispiace, era una brava donna. Sapevo che un tizio aveva pestato un paio di sbirri ed era scappato dall'ospedale, solo che non avevo collegato i fatti. Invece avresti dovuto farlo. Spiegami come diavolo ci sei riuscito. Certo, tua madre era una brava persona. Ma se avessi tenuto a lei, non ti saresti messo nei guai. Ah! 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 Ah!
Non posso lasciarti andare. Scusa, amico. Tu non dirai niente, vero? Eh? Complimenti, bravo. Sai, non ti facevo uno così tosto. Non sono più lo sprovveduto che hai fatto sbattere dentro, Hyde. Sì, me ne sono reso conto. D'accordo, una pausa. Devo pisciare. Mettela, puoi fare nei pantaloni. Cosa? Hai sentito? Ma cazzo, è disumano! Mi sono scolato 8 birre! A essere sinceri, nessuno di noi aveva in programma di fare da ostaggio. Anch'io devo fare una pisciata. Allora fatela nelle bottiglie. No, io devo fare altro. Piscia in una delle bottiglie. Il resto puoi farlo nei pantaloni. Scusa, si potrebbe evitare? Non voglio respirare il fetore di questo tizio. D'accordo, qualsiasi cosa dobbiate fare, fatela in fretta. Vaffanculo, zombie bastardo del cazzo. Spostati. Basta, piantatela, siete ridicoli! Ne ho abbastanza, di te e del tuo patetico teatrino. Se hai intenzione di fare qualcosa, allora falla, perché io delle tue stronzate me ne sbatto il cazzo. Ho capito, vuoi che ci dia un taglio? È così? Ti accontento. Adesso voltati. Mettiti in ginocchio. Forza. Così ti voglio. Bravo, porcellino. Quando arriverà mio fratello, la cosa si farà più interessante. Ma fino ad allora, voglio che tieni chiusa quella cazzo di bocca o il prossimo sarai tu. Sai una cosa? Non mi ricordavo che fossi un pazzo psicopatico. O un vero gangster. Ne è passato di tempo dal giorno della busta. Quella che ho dovuto rubare a Mabel Lidl. Ne sono successi di casini da allora. Ma perché mi corri dietro? Lascio qui la borsa, d'accordo? Prendo solo la busta! Thank you.
Mabel Little. 49 anni. Aveva 3 figli e 2 nipotini. Lavorava come cameriera in una mensa scolastica. È morta questo pomeriggio dopo l'incidente stradale mentre era in sala operatoria. Non è colpa mia. Le hai rubato la borsa. Lei ti ha inseguito ed è stata investita. Omicidio colposo. Per questo e per la rapina ti sbatteranno in galera per un po', ma non è questo che ci interessa al momento. Il termine cuculo ti dice niente? Cuculo? Quello stupido uccello che non sa costruirsi il nido da solo e così lo ruba agli altri. Ah, sì, certo, il cuculo. Caspita, non faccio che pensarci. Tuo fratello gestisce la più grande rete di ricatti della città. Negli ultimi 3 anni abbiamo lavorato con molte vittime delle sue intimidazioni. Mabel Little si rifiutava di collaborare, la stavamo sorvegliando. In altre parole, sei fregato, amico mio. Voglio un avvocato. No, sei solo trattenuto in custodia, quindi per il momento niente avvocato. Prendono di mira un membro della famiglia, la pecora nera, il fratello idiota, uno come te. Lincoln Hyde, o uno di quei simpaticoni che conosciamo, un bel giorno bussa alla porta della tua famiglia e dice per svariati motivi lui ci deve un mucchio di soldi e credetemi gli costerà molto caro. Accettate di collaborare con noi e chiuderemo un occhio, per un familiare si è disposti a tutto. Ti consegnano un pacco, ti dicono che c'è della droga o del denaro nel pacco e che lo devi recapitare a un certo indirizzo. Quello che non ti dicono è che hanno incaricato un altro teppista di derubarti, mi segui? E indovina, viene fuori che c'erano un sacco di soldi lì dentro. A quel punto sei fregato. Tutta la banda rivuole indietro i soldi. Così si presentano a casa tua, ok? E si prendono il tuo stipendio, i risparmi, la tua cazzo di macchina. Iniziano a gestire da casa tua le loro operazioni e usano la tua auto per i loro traffici. Non mollano l'osso finché non hanno dilapidato tutti i tuoi beni. Poi passano al successivo. Tuo fratello è questo che fa. E Hyde fa la stessa cosa. E tu ci sei dentro fino al collo. Ma che cavolo dici? Non ho davvero idea di cosa tu stia parlando. Albert Mitchell, Pete Singlehurst, James Webb, Eric Godley, Sandy Park, Miriam Silverman e adesso Mabel Little. Si tratta più o meno di 150 famiglie. Diversi bambini sono rimasti orfani a causa dello schiaffare di tuo fratello. Quindi ora stammi a sentire attentamente. L'omicidio colposo e la rapina sono l'ultimo dei tuoi problemi. Qui parliamo di crimine organizzato. Io voglio subito il mio avvocato, hai capito? Voglio un avvocato, non so un accidente di questa storia! Conosco i miei diritti! No, non hai nessun diritto a parte quello di consegnarci tuo fratello. Questo racket crollerà senza di lui. E tante persone potranno riprendersi la propria vita. Dai, coraggio. Dammi tuo fratello e mettiamo fine a questa storia. Sai, pensavo che potresti fotterti. È una scelta rischiosa, perché ti garantisco che resterei dentro per molto, molto tempo. Portalo via. Andiamo, Kane. Adesso ci facciamo una chiacchierata. Io non so niente di tutto questo. Sai, anch'io ho un demone dentro di me, ma ho imparato a convivere con la mia violenza, a metterla al servizio della comunità. E devo dire che me la cavo quando si tratta di usare i pugni. O'Hara fa questo a tutti quelli che non si piegano subito alle sue richieste? No, temo che lui non approverebbe. Ma in fondo non siamo mica costretti a dirgli tutto. Non mi importa se sei uno spirro. Prova ancora a toccarmi e giuro che ti cambio i connotati. Pensi di farlo con le mani legate dietro la schiena? Ragazzaccio cattivo.
Che cosa hai combinato? Hai sporcato tutto il pavimento della sala interrogatori. Lo sai che cosa facciamo al gatto ogni volta che piscia sul tappeto? Strofiniamo quel maledetto muso sopra la sua schifezza. Come mai non fai più tanto lo spavaldo adesso? Ti farò male, Kane. È arrivato il momento. Beth, va ad aprire la porta. E attenta a non fare stupidaggini. Aprite! Che succede? Perché la porta era chiusa? Avanti, ragazzi, accomodatevi. Non siate timidi. Fate come a casa vostra. Beth, adesso sbarra di nuovo la porta e non provare a scappare. Muoviti! Non sai che piacere rivederti, fratellino. L'importante è che ora sei fuori e che tu sia venuto da me. Io e te siamo ciò che resta della nostra famiglia. Stai indietro. Indietro, ho detto. Credi che voglia farmi fregare di nuovo? Tirate fuori armi e cellulari e metteteli sul bancone. Vale per tutti, forza! Mettete le armi sul bancone. Giù i pantaloni e tiratevi su le camicie. Sei pazzo, non sei in prigione, non sono uno dei tuoi amichetti. Fallo e basta. Giù i pantaloni. Contento adesso? No, non ancora. Andate insieme agli altri. Beth, preparami un'altra birra spillata come sai fare tu. Per favore. Levagli quel fucile dalla testa, puntalo contro di me. Sta zitto! Non sei più nella posizione di trattare. Ora comando io. Queste scimmie potranno anche mangiare dal palmo della tua mano, ma io so chi sei in realtà. Ti ricordi del bambino che piangeva perché gli avevo pisciato addosso dall'albero? Ora sono tornato in cima all'albero. Sì, me lo ricordo. Me lo ricordo come se fosse ieri. Ricordo anche che ti ho riempito di botte per quello che avevi fatto. Acqua passata. Ora è tutto diverso. Sette anni per farmi una birra. È tempo di recuperare. E lui come sta? Deve essere svenuto. Stava soffrendo come un cane. Forse è meglio così. È morto. Vaffanculo! Questa non ci voleva proprio. Siamo nella merda più nera. Il bastardo ha ucciso anche Rook, capo. Che cosa ha fatto? Sì, e voleva uccidere anche me. Poi è arrivato qui e ha sbattuto sul tavolo la mano di Rook. Adesso sei troppo confuso e non riesci a ragionare in maniera lucida. Ti rendi conto di quello che hai fatto? Sì, so bene cosa faccio e ti dirò perché lo faccio. Negli ultimi 7 anni ho vissuto sotto la costante minaccia di morte. 24 ore su 24. Aggressioni, agguati a tradimento, un attacco dopo l'altro. Mi hanno squartato, non una, ma 6 volte. Mi hanno spaccato le ossa e strappato i legamenti. Ho ucciso degli uomini, Lincoln. Ho dovuto farlo a mani nude. La prigione deve averti maturato, ragazzo. Ah, sì? Vedi questa cicatrice? E questa vuoi sapere come me la sono fatta? È di quelle che chiamano cicatrici da napalm, non lo sapevi, vero? E che ne dici di questi denti? Sai, avrei preferito una normalissima protesi di porcellana. Ma il dentista della prigione ha deciso di impiantarmi questa schifezza perché non sono stato gentile. Hai sempre avuto problemi per via del tuo carattere di merda. No! Vaffanculo! Non ci provare mai più! Ma guardati, sei una scheggia impazzita. La prigione ti ha trasformato in un fottuto psicopatico. Non la prigione, sei stato tu, fratello! Tu hai messo 20.000 bigliettoni di taglia sulla mia testa in una prigione zeppa di assassini! Pronti ad azzannarsi per un pacchetto di sigarette. Sei stato tu! Che cazzo ti aspettavi? Avevi cominciato a spifferare tutto. Dovevamo restarcene buoni in attesa d'essere ammanettati. Non ho mai aperto bocca, non ho detto una parola. Non mentire, fratello. Avevamo una talpa che ti teneva d'occhio e ci informava di ogni tua mossa. Sai una cosa? Ti sei fatto fregare. Evans ti ha raggirato come un povero idiota, fratello. Ti ha detto un mucchio di cazzate, sai perché l'ha fatto? Perché sapeva che eri così fesso da crederci. Ti sei fidato di uno sbirro corrotto più del sangue del tuo sangue.
Non ho mai detto una sola parola, non una fottuta sillaba. Mi punti contro un fucile e ti aspetti che creda che Evas ci ha mentito? È così, si è inventato tutto. È stato O'Hara a dirmi la verità. Quando è venuto a sapere di Evas, lo ha sbattuto fuori su due piedi. Perché non gli facciamo uno squillo? Così ci parliamo, eh? Lo facciamo venire qui e vediamo cosa da dire su questa faccenda. Su, dammi il telefono. È inutile, ora quel vigliacco non può più rispondere. Tutto a posto? Sì, stiamo finendo il soundcheck. Ci conosciamo, amico? Direi di sì. Tu eri un sergente a quel tempo. Cos'è successo? Hai perso il lavoro? Kane. Fottuto bastardo. Sei davvero tu, Kane? Non ci vediamo da un po'. Sì. Johnny, ci lasceresti soli un minuto? Va bene. Allora, Kane, che c'è? Fammi indovinare, tu sei evaso di prigione. Così hai deciso di pedinarmi fino a qui. Hai intenzione di vendicarti dello sbirro che ti ha distrutto la vita? Tu non mi hai distrutto, mi hai creato. So che hai raccontato a mio fratello che ho fatto la spia. Eroico, ex poliziotto, uccide, detenuto appena evaso per legittima difesa. Mi toglierò una soddisfazione. Ho detto a tuo fratello che lo avevi venduto, stronzo di merda! Stavolta non te la cavi, te la farò pagare! Fatti sotto, avanti! Aspetta, fammi ragionare, vediamo se ho capito bene. Sei stato in giro tutto il cazzo di weekend per la tua stupida missione di vendetta. Sei fuori di testa, Kane. È già difficile digerire tutto quello che è successo questa settimana. Hai passato una brutta settimana. Mi dispiace tanto. Stavo parlando di mamma. Sei riuscito a vederla? Sì, l'ho vista. Era stesa, coperta da un lenzuolo. Se fossi arrivato prima, forse avrei potuto tenerle la mano, guardarla negli occhi, dirle che l'amavo. Sai che facevano gli sbirri? Hanno approfittato dell'occasione per prendersi un cappuccino.
che sono molto impegnato. Avevo degli affari da sbrigare. Così importanti da dimenticare che nostra madre stava morendo. Stai cercando di farmi venire i sensi di colpa. L'hai abbandonata, vero? Non dire stronzate. Secondo te chi ha pagato per le sue cure, eh? Chi cazzo pensi che abbia dovuto occuparsi di tutto quando l'hanno presa e ricoverata in ospedale? Lo sai che le si spezzava il cuore tutte le volte che veniva a trovarti in prigione? Per colpa tua. Se sono finito dentro, è per colpa tua. Non è colpa mia se ti sei fatto fregare. Conoscevi i rischi, nessuno ti ha costretto. Io mi sono fidato e tu mi hai messo in questa merda. No. No, è a causa della signora Little. Se sei sprofondato nella merda fino al collo, è colpa tua. Ascoltami bene. So che la vita è stata ingiusta con te e so di non esserti stato di grande aiuto, ma puoi mettere fine a tutto questo. E puoi iniziare a farlo proprio adesso. Non hai più nessuno. Mamma se n'è andata. Ora sei libero, puoi cominciare da capo. E che mi dici degli altri? Quali altri? Albert Mitchell, Pete Singlehurst, James Webb, Eric Godley, Miriam Silverman, Mabel Little e tutti quelli a cui avete rovinato la vita. Il ritardato si è perfino imparato tutti i nomi a memoria. Voglio essere onesto con te. Per me quella gente significa soltanto affari, la mia normale routine quotidiana. È solo un branco di perdenti che continua ad accumulare debiti e poi non sa come pagarli. Debiti di gioco, affari loschi o altre schifezze di questo tipo. Abbiamo trovato un modo per fare soldi con persone che non si sarebbero trovate in quella situazione se avessero tenuto la testa a posto e rigato dritto. E ora smettila con queste stronzate sentimentali e ficcati tutta quella rabbia su... Anche tu vuoi fare la stessa fine? Sai una cosa? Ti avrei dato anche il beneficio del dubbio riguardo Rook e Chess. Ma quello che hai appena fatto è... Ti rendi conto in che casino ti trovi? Ti spaccherò il culo, fratello, in modi che nemmeno immagini. Stavolta hai davvero passato il limite, sei fottuto. Da qui non si torna più indietro, amico. Non è mia intenzione farlo. Lo riconosci questo? È un cellulare. Quello del tuo contabile. Posso aiutarti, amico? Ti sei sistemato bene, Stokes. Proprio un bel posticino. Ci conosciamo? Andiamo, non riconosci più un vecchio amico. Che mi prenda un colpo, Kane. Cosa ti hanno fatto? Cazzo, quei toast devono essere buoni. Ti dispiace se me ne faccio uno? Eh? Hai una lunga pena da scontare. Non credo che ti abbiano rilasciato per buona condotta. Tu, invece, a quanto vedo, non te la passi niente male. Hai una bella moglie, dei figli, un coniglietto di peluche. Loro sanno quello che fai, di come distruggi la gente per conto di mio fratello. Non credo che tu sia un tipo violento, Stokes. Avanti, siediti. Che cosa vuoi? Voglio i libri contabili. Non posso darteli, Kane. Sapevi che mio fratello ha tentato di farmi uccidere mentre ero dentro? Non penserai che io c'entri qualcosa? Voglio crederti. Il mio scopo è distruggere Lincoln.
Devi farmi vedere i suoi libri contabili. Dopodiché prendi la tua famiglia, metti insieme la tua roba e sparisci dalla circolazione. Ok, se me ne vado mi prometti che ci lascerai in pace? Hai la mia parola. Quanti soldi ci sono sul conto? Circa 300.000 sul suo conto. Poi ci sono quelli offshore per un totale complessivo di 2 milioni di sterline in diverse valute. Fa una cosa. Lasciane 1.500 e sposta tutto il resto. Dove? Qui viene il bello. Vedrai che ti piacerà. Ok. Stocks è un figlio di puttana. Su questo non ci sono dubbi. Non ci ha pensato due volte. Ha deciso di salvarsi il culo. Sono solo stronzate, non ci credo. Ne sei convinto? Ho una foto del tuo conto. Lo vedi? 2 milioni e 200.000 in dollari, euro e sterline. Volatilizzati. Te ne ho lasciate 1.500. Una protesi di porcellana ce la tiri fuori. Il resto non lo rivedrai più. Ho l'impressione che tu stanotte voglia a tutti i costi farti ammazzare, tesoro. Spero solo che il tuo desiderio di vendetta ne valga la pena. Hai sentito, Lincoln? Ecco la parola chiave, vendetta. Quello che ho fatto negli ultimi due giorni è iniziato con te e quello che hai causato a tutte quelle povere famiglie finirà con te. Quando sarai morto, il registro sparirà, i debiti verranno cancellati. 147 famiglie saranno libere una volta per tutte. Quei nomi sono rimasti incisi nella mia mente. Mi sono stati ripetuti, uno dopo l'altro, in tribunale. Li ho ascoltati fino a non poterli più dimenticare. Sapevo che era troppo tardi per salvare me stesso, ma forse loro avrei potuto aiutarli. E finalmente un giorno avrei avuto l'occasione di trovarmi faccia a faccia con mio fratello per l'ultima volta. Se avessi raggiunto quello scopo, tutto il dolore e tutta la sofferenza sarebbero valse a qualcosa. Finalmente ora tutto ha un senso. Ora ogni cosa ha un senso. Senti, io so che tuo fratello sta cercando di ucciderti. Quindi non capisco davvero perché continui a proteggerlo. Ti conviene lasciarlo a me, Kane. Cosa diavolo aspetti? Vogliono farti fuori e prima o poi ci riusciranno. Buona fortuna. Ci sto. Ma solo a una condizione. So che mia madre è in ospedale. Non le resta molto da vivere. Voglio vedere mia madre. Fammela vedere e ti dirò tutto quello che vuoi sapere. Cristo santo, questa birra fa schifo, Bez. Perché ti ho messo quella che era rimasta nel gocciolatoio? È arrivato il momento di chiudere la questione. Tu hai già capito come andrà a finire, vero Lincoln? Sì, un'idea me la sono fatta. Ok, bene. Chi vuole è libero di andarsene. Tu invece non vai da nessuna parte. Che ne dite, ragazzi? Andate a farvi un giro. Basta! Ne ho piene le palle delle tue stronzate. Fanculo, non andiamo da nessuna parte. Ecco io, allora andrei via se non avete niente in contrario. Chiudi quella cazzo di bocca, Tion. Sì, certo, scusa Lincoln. Non si muove nessuno da qui. Stanotte morirai, lo sai, vero? Ti restano due colpi. Noi siamo in 10.
Ne basta uno per bucarti quella testa di merda. Sì, può darsi. Ma dopo che l'avrai usato, i miei uomini ti salteranno addosso e ti smembreranno. Loro ti faranno a pezzi. Cosa pensavi di ottenere venendo qui? Guardati. Vuoi che te lo dica io? Un cazzo, Kane. Un cazzo di niente. Sei solo uno psicopatico. E l'unica cosa per cui sarai ricordato è che sei una grandissima piaga nel culo. Questo è l'ultimo dei miei pensieri. Adesso lo spettacolo può iniziare. Sai, ci sono milioni di nervi nel corpo umano. E tu, mio fratello, il mio dannato fratellino, sei sempre riuscito, da quel giorno del cazzo in cui sei venuto al mondo, a irritare ogni singolo nervo scoperto che ho in corpo. Prendete! Coraggio! Fatevi sotto! Chi vuole essere il primo? Avanti! Sei fregato, stronzo! Aspettate! Non volete farmi a pezzi! Ah!
Alla salute, ragazzi. Farti una domanda. Ne è valsa la pena? Hai fatto tutto questo casino per il bene di 150 patetiche nullità? Era quello che volevi? Ti spiego cosa volevo. Tu sei finito. Stavolta per davvero. Ti ho portato via ogni cosa. Tutto quello per cui hai lavorato finora non esiste più. Sei fregato, fratello. Sarei fregato. Esatto. Voglio dirti una cosa. Qualunque soddisfazione pensi di ottenere da tutto questo non durerà a lungo, te l'assicuro. Perché io ne vengo sempre fuori. Lo sai, fratello. Prima però voglio chiederti una cosa. Perché l'hai fatto? A causa tua. La colpa è tua. Tu non facevi che mettermi nei casini e non mi rispettavano più. Tu lo sai come sono fatto. Non posso permettere che mi manchino di rispetto. E adesso, fratellino, quello che è stato è stato. Ecco che succede quando si obbligano gli altri a fare il lavoro sporco. Non hai neanche controllato che il fucile fosse carico. Ho sparato già tutti e due i colpi, maledetto imbecille, testa di cazzo che non sei altro. Davanti, finiscilo! Una bella festa, Pez. Scusa per il casino. A quante persone ha prosciugato i conti? Sono in tutto 147, ho anche i dati bancari. Dividi il suo patrimonio per 147 e trasferisci i suoi soldi su quei conti. Non vorrei dare via tutto, sei impazzito? No, non sono pazzo, amico. Sono più lucido di quanto non lo sia mai stato. Non è una grande cifra. Sono circa 15.000 ciascuno. Ma per alcuni sono un bel po' di soldi. Devo ritirare il mio assegno, mi chiamo Patella. Sì. Abbastanza per poter ricominciare. E chissà, forse per riacquistare un po' di fiducia nel futuro.
Ho appena sentito il nipote di Albert Mitchell. Un'altra vittima è stata risarcita. Sì, sì, certo. È la 12ª finora. Mettilo lì, grazie. Sorprendente, no? Sì, certo, va bene. Ciao. Dovrebbe trovarsi davanti alla corte. Ma dal momento che nessuno ha visto niente, le telecamere erano oscurate, tutto quello che abbiamo è un detenuto morto. E lei aveva il suo sangue sulla divisa. Stavo cercando soltanto di soccorrerlo. Aveva un coltello conficcato in testa, tanto a fondo che gli usciva dalla bocca. Come pensava di aiutarlo esattamente? Bene, aggiungerò un altro anno alla sua condanna per aver partecipato alla rissa. Questa è la massima punizione che sono autorizzato a darle. E naturalmente 6 mesi di isolamento. E taglia.